Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura il consueto bollettino sull'andamento del virus in Abruzzo. Quest'oggi sono 192 nuovi casi di Covid. Continua a scendere il numero complessivo degli ospedalizzati, ma torna a salire, seppur lievemente, quello dei ricoveri in terapia intensiva. 192 nuovi casi di Covid in Abruzzo. È quanto emerge dall'analisi di 4.609 tamponi molecolari per un tasso di positività poco superiore al 4%. Il più giovane tra i contagiati ha 9 mesi e il più anziano 91 anni. Il record di nuovi casi oggi nel Chietino ne sono 71. Seguono l'Aquilano con 51 casi, il Teramano con 38 casi e il Pescarese con 29 casi. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. 395 guariti delle ultime ore, ma il bilancio delle persone decedute registra due nuovi casi e sale a 2.422. Secondo i dati delle aziende sanitarie, sono 8.161 i positivi accertati in Abruzzo, 205 in meno rispetto a ieri. Di questi, 335 pazienti, 14 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Torna a salire però il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Ne sono 4 in più rispetto a ieri, per un totale di 30 posti letto occupati. Gli altri 7.796 positivi accertati, 195 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Protesta questa mattina a Pescara di una parte dei 130 operatori sociosanitari dell'ASL di Pescara, ai quali non è stato rinnovato il contratto dopo aver lavorato nelle corsie Covid per oltre un anno. All'azienda sanitaria, alla regione Abruzzo e alla politica in generale chiedono un riconoscimento del loro impegno per fronteggiare la pandemia al fianco dei loro pazienti. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Quanto hanno fatto un avviso destinato al personale Covid, non potevano sbatterci fuori così. Si definiscono eroi dimenticati, sono i 130 OS dell'ASL di Pescara che hanno lavorato nel Covid Hospital, ma non solo, e che questa mattina davanti alla sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione a Pescara hanno manifestato per chiedere che venga riconosciuto loro il grande lavoro fatto in questi mesi durante la pandemia, quando non si conosceva la malattia, eppure ci sono state persone che hanno affrontato quello che era ignoto e hanno cercato di dare una mano a chi soffriva. Non è possibile che se loro cercano personale formato per l'emergenza Covid non prendano in considerazione chi il Covid l'ha affrontato, quindi chi è più formato di noi. Lei è stato un paziente del Covid Hospital di Pescara? Sì, sono stato ricoverato il 4 di febbraio, sono stato amorevolmente curato per 16 giorni sia in rianimazione sia nel braccio lungo Covid. La dignità che si perde in questi casi e in questi giorni è stato riacquistato con l'aiuto di queste persone che sono state semplicemente eccezionali. I rappresentanti degli OS hanno anche chiesto un incontro ai capigruppo in regione Abruzzo per trovare una soluzione alla situazione ed evitare questi esuberi, anche perché dicono che ci sono altre esperienze in altre ASL italiane in cui è stata data agli OS che hanno lavorato nei reparti Covid una premialità. Io non voglio più vedere precarietà, cooperative, agenzie interinali, basta! Serve un fabbisogno, servono 100 persone, 100 persone si assumono a tempo indeterminato. Si potrebbe far scorrere la graduatoria per arrivare a loro, perché ce ne servono tanti, centinaia e centinaia in Abruzzo. Si potrebbe prevedere una vera clausola di salvaguardia che vada a tenere in considerazione la vera formazione fatta presso l'ospedale Covid. Maurizio Acerbo, oltre a essere il segretario di Rifondazione Comunista, è stato nei reparti Covid, ha visto operare questi OS. Sì, dall'inizio io ho detto che era uno scandalo che fossero assunti tramite agenzie interinali. Io ho raccontato la loro professionalità, l'impegno, la passione con cui hanno lavorato e che è stato riconosciuto da tutti, in primo luogo dal professor Parruti, che ha sempre ringraziato queste ragazze e questi ragazzi. Il ben servito che gli è stato dato è gravissimo, andava fatta un avviso che consentisse di proteggerli nel loro percorso, invece sono scaricati come merce usa e getta.
Cambiamo argomento, altri 15 giorni di tempo è quanto chiesto dai consiglieri regionali ieri nella seduta dell'Assise per approfondire la relazione finale della commissione d'inchiesta sul sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino. Il presidente della commissione, Antonio Blasioli, ai nostri microfoni parla del lavoro corposo portato avanti e di quello che resta ancora da fare. L'intervista di Paolo Renzetti. Sì, i consiglieri del centro-est ci hanno chiesto di 15 giorni in più per leggere questa relazione, che è una relazione corposa, forse anche per la disabitudine di questo consiglio regionale a terminare le commissioni d'inchiesta con una relazione come prevede lo statuto. Ci sono state tante commissioni che non hanno mai terminato il proprio lavoro, quindi questa è la prima volta che una commissione d'inchiesta termina il proprio lavoro con 146 cartelle, ma anche con una documentazione che è allegata e che fa parte integrante, che è veramente voluminosa e che è complessa, perché è complesso il sito di interesse nazionale di Bussi, che si chiama così ma che in realtà riguarda 11 comuni e 232 ettari e a 13 anni dalla prima perimetrazione del 2008 ancora oggi non si è neanche definita con certezza qual è la perimetrazione. Quindi c'è veramente tanto da fare. Proprio perché c'è tanto da fare, chi deve fare è la giunta che attualmente c'è in regione insieme naturalmente al ministero. È utile e opportuno che tutti quanti leggano questa relazione e che se ne possa discutere in maniera aperta e propositiva già nel prossimo consiglio regionale. E dopo questa relazione cosa potrebbe e cosa dovrebbe accadere, Blasioli? Una marea di lavoro, perché una marea di lavoro è quello che aspetta la giunta regionale e il ministero, perché tanto non è stato fatto. È vero che durante il momento di questa commissione, durante i lavori di questa commissione, sono stati portati a casa tantissimi risultati. Ne dico uno: il capping delle 2A e 2B che dovevano essere fatti, diciamo, dopo 48 ore della scoperta nel 2003-2004, in realtà è stata fatta soltanto in questi mesi da Edison, cioè dal soggetto inquinatore, per il principio del chi inquina paga, che in Abruzzo ha avuto un suo perché. Ora, il 13 maggio naturalmente ci sarà l'udienza importante nel Consiglio di Stato per quanto riguarda l'aggiudicazione del progetto Goio da parte del Ministero, quindi insomma tra la prossima commissione prima ci sarà questa udienza del 13 maggio e poi c'è tantissimo lavoro da fare anche per tutte quelle aree che sono a valle della Tremonti e prima di Piano d'Orta. E poi c'è il problema di Piano d'Orta e di Bolognano, dove è partito un lotto della bonifica e si deve risolvere il problema della vecchia sede di Montecatini, attualmente in proprietà della Moligean. Uffici giudiziari sotto organico al Tribunale di Teramo, dove mancano magistrati e personale amministrativo. Il Ministero della Giustizia risponde all'appello dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e convoca una riunione a Roma fissata per domani 6 maggio. Tania Bonici Castelli. Il Ministero della Giustizia ha risposto ufficialmente all'Ordine degli Avvocati di Teramo, che l'8 aprile scorso aveva inviato una nota con PEC rimarcando la situazione degli uffici giudiziari di Teramo, da mesi afflitti da problemi connessi alla carenza di organico, e ha convocato una riunione a Roma, nella propria sede, per il 6 maggio. Al Tribunale di Teramo non è stata infatti assegnata alcuna unità, pur avendo un carico di lavoro superiore a quello della media di tutto il distretto, pari solo a quello del Tribunale di Pescara. Ed è la prima volta che un presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo viene ricevuto dal capo dipartimento del Ministero della Giustizia. Questo non può che farci piacere, apprezziamo anche l'attenzione che il ministro Cartabia ha voluto dare alle nostre segnalazioni, che sono segnalazioni non di campanile, ma che sono legate alle nostre esigenze, cioè alle esigenze del territorio, dei cittadini, delle aziende. Cosa manca? Mancano due cose, soprattutto due cose, manca il personale amministrativo e mancano i magistrati, cioè i magistrati che abbiamo, il personale amministrativo che abbiamo non è assolutamente adeguato rispetto al carico di lavoro che il Tribunale di Teramo ha, cioè il 38% delle procedure concorsuali sono sul Tribunale di Teramo. A fronte di questo abbiamo soltanto due giudici delegati che lavorano tantissimo, ma hanno un carico di lavoro rispetto alla media distrettuale del 35% superiore. Pescara ha tre giudici delegati, noi abbiamo due giudici delegati. Oppure un altro settore importantissimo è quello del settore penale. Noi quest'anno abbiamo 8 procedimenti in corte d'assise, quindi per reati gravi.
Ciononostante non abbiamo il presidente di sezione penale. Anche la politica vi appoggia, anche il Consiglio Comunale? Sì, il Consiglio Comunale con molto piacere, su mozione del consigliere avvocato Pilotti, ha approvato una mozione di sostegno alla nostra azione e ha chiesto appunto anche l'intervento della provincia, che sia un'azione coordinata. A noi questo non fa un po' che farci piacere. Sono certo che anche tutti gli altri sindaci della provincia faranno la stessa cosa, perché questa è una battaglia, ripeto, che riguarda non gli avvocati, i magistrati, il personale, o meglio non solo loro, ma riguarda il territorio. In questi giorni si è tornato a parlare della soppressione dei cosiddetti tribunali minori. In attesa della discussione in Parlamento, un progetto di legge per evitarla, del progetto di legge sulla vicenda, è intervenuto anche il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio. Ascoltiamolo. Questo è un appello che mi è stato suggerito e lo ringrazio dal Presidente dell'Ordine Franco Colucci, ne ho parlato anche con la Presidente del Tribunale. È una iniziativa importante, perché per modificare quella norma di abrogazione dei tribunali è necessario chiaramente che ci sia una movimentazione più forte, forse solo la Regione Abruzzo non ce la farà. E allora d'accordo e d'intesa con l'Ordine abbiamo pensato proprio di movimentare tutti gli altri sindaci affinché coinvolgessero le regioni d'Italia e presentassero anche loro questa proposta di legge, che consiste nell'assumersi da parte delle regioni la manutenzione degli edifici, lasciando solo le spese dei magistrati a carico dello Stato. È una situazione, chiaramente è un'idea che può essere raccolta e deve essere raccolta. Poi per quanto riguarda il nostro territorio, penso che sicuramente sarà impossibile andare a Avezzano, che ha lo stesso carico di lavoro dell'Aquila, raddoppiando quindi il carico di lavoro che poi sarebbe all'Aquila. Ma non è solo questo, è il problema di accesso all'Aquila. Via Corrado IV e la strada che entra a Paganica, che entra sull'Aquila, sarebbero intasatissime e ci sarebbero delle file mastodontiche, bisognerebbe andarci con l'elicottero, quindi non ci sono piste chiaramente di atterraggio di elicotteri per poter fare una cosa del genere. E ritengo quindi che questo di Avezzano va salvaguardato, come ritengo va salvaguardato quello di Sulmona, di Lanciano e di Vasto. Ormai funzionano, però bisogna dire basta alle proroghe, perché con una legge che è stata fatta di abrogazione non consentono e non permettono l'assunzione degli amministrativi. Questo significa che praticamente i tribunali rimangono spoglio di supporto amministrativo. Noi con il Tribunale di Avezzano abbiamo fatto una convenzione, in questi giorni la stiamo definendo, dove daremo non solo supporto logistico come di manutenzione, ma anche un supporto amministrativo. È un aiuto, ma ci serve radicalmente la risoluzione del problema. La risoluzione del problema, che concerne anche al Ministero di Grazia e Giustizia di assegnare personale amministrativo, è quello di abrogare finalmente quella assurda legge che eliminò tantissimi tribunali d'Italia e fece chiaramente un danno irreparabile ai territori e soprattutto alle città che ospitavano i tribunali. Adricesta Onlus e Adisco, due associazioni che operano all'interno dell'ospedale di Pescara a supporto del lavoro dei sanitari, hanno consegnato una targa per ringraziare le ostetriche del lavoro svolto in questi mesi di pandemia. La targa è stata apposta all'ingresso del blocco parto di ostetricia e ginecologia, dove c'è anche il muro dei nuovi nati, il servizio. Questo murales in realtà c'è da tanti anni, l'avevo pensato per evitare le scritte sui muri, ma viene riportato negli schermi che ci sono all'ingresso del blocco parto, così invece di cancellare le scritte le riportiamo. Il muro dei nuovi nati all'ingresso del blocco parto dell'ospedale di Pescara custodisce una parte dei nomi dei 2300 bambini che ogni anno vengono alla luce nel reparto di ostetricia e ginecologia, un simbolo come quello che Adricesta Onlus e Adisco Abruzzo hanno voluto donare a medici ed ostetriche che hanno lavorato duramente in questi mesi di pandemia. Una targa scoperta nel giorno dedicato da oltre un trentennio proprio al lavoro delle ostetriche a supporto del parto. Anche durante il periodo della pandemia acuta sono state presenti, perché
perché diciamo, purtroppo la donna deve essere sempre assistita. E in una giornata così importante dedicata alle ostetriche ci sembrava giusto dare un attestato di onore anche al loro lavoro, tutto sommato sono le prime braccia che accolgono i nostri bambini quando nascono. La natalità, un tema più che mai d'attualità in un paese sempre meno per giovani. Ci si interroga su come intervenire per invertire la tendenza alla decrescita demografica. Sì, bisogna iniziare nuovamente a sensibilizzare, così come bisogna iniziare le campagne per sensibilizzare sull'affido familiare. Ecco, è un fattore culturale che bisogna incidere sulle nuove generazioni. Un bambino appena nato, un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane e dentro ci sono già le leggi della vita. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Il Pescara ha rimandato il verdetto della retrocessione e venerdì sfiderà una Cremonese già salva, anche se l'allenatore Pecchia chiede ai suoi i tre punti. E intanto il sindaco di Pescara Masci guarda avanti, mostra vicinanza al presidente Sebastiani e lancia un appello a eventuali potenziali investitori per il sostegno del club. Il servizio è di Andrea Costantini. Una prova d'orgoglio che quantomeno rimanda il responso della matematica retrocessione in Serie C. Questa volta il Pescara ha recepito il messaggio lanciato dal tecnico Grassadogna dopo la disfatta di Cosenza. Il gol di Capone ha regalato la settima vittoria in questo campionato al Delfino, un successo definito dai più, tra questi lo stesso Grassadogna, come quello del rimpianto. Dopodomani ultima trasferta di campionato a Cremona per il Pescara, che affronterà una squadra che ha centrato la definitiva salvezza grazie al punto ottenuto al Bentegodi contro il Chievo. In particolare è la presenza dello scontro diretto tra Pordenone e Cosenza a mettere al riparo l'11 di Pecchia. La matematica dice che se la squadra silana dovesse vincere due partite, il Pordenone e il Cosenza saranno comunque dietro la Cremonese. Se dovesse essere il Pordenone a vincere le ultime due gare, il Cosenza avrebbe un distacco dai grigiorossi di 7 o più punti, non in linea per un eventuale play-out. Restano d'altro canto residuali speranze di play-off, ma con 5 punti di ritardo dall'ottavo posto e 6 a disposizione centrarli sarà quasi impossibile. Tuttavia il tecnico Fabio Pecchia ha già chiesto ai suoi di giocare senza mezzi termini per i tre punti. Il Pescara è tenuto in vita da un filo sottilissimo, allo Zini bisognerà vincere per restare in vita e questo potrebbe non bastare se dovessero vincere contemporaneamente anche Ascoli e Pordenone, così come si dovrà sperare nelle mancate vittorie di Cosenza e Reggiana. Insomma, combinazioni semi inestricabili. Peraltro, come se non bastasse, c'è una lista di assenze che resterà lunga e alla quale si andrà ad aggiungere la squalifica di Valdifiori, ammonito ieri, era in diffida. Grassadogna dovrà chiamare ad un ulteriore sforzo Omeonga, sfinito dai 90 minuti post-Covid con la Reggiana. Oltre Macin cercherà poi di ripartire lo sforzo tra gli altri centrocampisti disponibili, Tabanelli, Riccardi e, si spera, Busellato. Tuttavia, giusto guardare in faccia la realtà, nell'imminenza della retrocessione il sindaco Carlo Masci è intervenuto così nel corso di replay, dimostrando vicinanza al presidente Sebastiani, ma allo stesso tempo lanciando un appello ad altre forze imprenditoriali che possano sostenere il club. Sono preoccupato perché quando le squadre retrocedono poi vengono fuori sicuramente delle difficoltà che si amplificano e quindi da amministratore sono preoccupato. In questi anni Sebastiani ci ha abituato a conti tenuti bene, però le difficoltà che potrebbero esserci devono farci tenere gli occhi aperti. Il rapporto con la tifoseria, con la città, non è un rapporto semplice. Adesso il rapporto si è deteriorato notevolmente, però io non voglio neanche entrare in queste dinamiche. Ovviamente se Sebastiani vorrà parlerà con me, sono disponibile, perché la squadra di Pescara è la squadra della città, è un simbolo per noi, ma non soltanto per Pescara, per tutto l'Abruzzo. Io ci sono, però credo che sia giunto il momento anche che arrivino altri investitori, perché poi non è facile oggi mantenere squadre di calcio in Serie B e purtroppo lo stiamo vedendo. Io spero che arrivino altri investitori, però stiamo vedendo che non è semplice.
Serie C, il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, ospite ieri sera a Pro Teramo. Tra i vari argomenti ha parlato della sfida playoff di domenica in casa del Palermo. Lewandowski sarà del match e secondo il dirigente i biancorossi arrivano nella migliore condizione possibile ad una partita con un solo risultato a disposizione, la vittoria. Vediamo. È stimolante, sicuramente, perché ci sarà pedalare, perché si giocherà poi ogni 4 giorni dopo questi primi 2 turni e quindi sarà complicato, ma noi siamo pronti, siamo arrivati probabilmente anche nella condizione migliore a questi playoff, abbiamo ripreso brillantezza, siamo carichi, quindi al di là di quello che può essere il percorso ci siamo, dai. Ma credo che sia proprio una questione di caratteristiche, non credo che sia le aspettative sulla gara che ci fanno rendere di più. Sono caratteristiche dell'avversario, che le squadre che giocano, come il Palermo, ci permettono di tirar fuori il meglio anche dalle qualità tecniche dei nostri calciatori. Abbiamo più spazi e purtroppo è una constatazione questa, una certezza, perché è capitato sempre. E aggiungo che abbiamo bisogno comunque sempre di un campo idoneo, un manterboso che ci permette poi di fare quelle giocate che ci riescono spesso in casa, ma poi abbiamo fatto noi molto bene anche a Bari, abbiamo fatto bene a Catania, abbiamo fatto bene a Castellammare, su quei campi dove in qualche modo anche il manto ci permetteva di tenere questa palla a terra. Ma considerando le aspettative iniziali, che erano comunque di obiettivi minimi, proprio perché siamo partiti con tanti dubbi, tante incertezze, conoscete tutti insomma come è stato il nostro inizio, quindi non possiamo far finta di dimenticare quel periodo. L'ottavo posto è una posizione ottima, straordinaria, per quello che è stato l'inizio. Poi, per come siamo partiti, per come la squadra si è espressa e nei numeri che abbiamo su 10 squadre nei playoff, abbiamo il vantaggio su 7-8 di loro, abbiamo il vantaggio perché abbiamo vinto con quasi tutte di queste, vantaggi scontinenti, sta a dimostrare che noi meritavamo una posizione anche migliore. Lewandowski come sta? Perché è chiaro che è uscito dal campo domenica sera, ma è stata una pedina fondamentale in tutta la stagione. Lewandowski come sta? Sta migliorando sensibilmente, quindi domenica ci sarà, non abbiamo dubbi sulla sua presenza. Altra domanda che arriva da casa, se possibile prevedere il fatto che si andrà con 2 punte. Il nostro amico da casa ci scriveva Birligi a Bombaggi, per intenderci. Lì davanti abbiamo più soluzioni, anche la crescita di Kyere Mateng, Pinzaguti sta riprendendo una condizione ottimale, quindi valuteremo di giorno in giorno, il mister ovviamente valuterà anche la condizione un po' di tutti per poi buttare in campo la migliore formazione, quindi vedremo. Nel pomeriggio in Serie D, recupero della prima giornata di ritorno del Girone F con il successo del Pineto sul campo del Notaresco. La rete di Minnozzi in apertura regala i 3 punti alla formazione di Marco Pomante e costringe i rossoblù a rimanere a meno 5 dal Campobasso in vetta alla classifica. Allora vediamo il commento dei 2 tecnici nel post partita. Mister Marco Pomante, un successo qui a Notaresco con un gol in avvio, poi però abbiamo visto nei restanti 86 minuti una grandissima organizzazione sul piano difensivo, avete anche provato a rendere la vita difficile a Notaresco, tutto sommato possiamo dire una vittoria meritata. Sì, per il sacrificio messo in campo sì, perché come hai detto tu siamo andati in vantaggio dopo pochi minuti, poi abbiamo pensato a difendere il risultato e abbiamo difeso bene, abbiamo chiuso bene i spazi, è normale, abbiamo sofferto perché di fronte avevamo una grossa squadra che si sta giocando il campionato con il Campobasso,
quindi ci sta a soffrire il Notaresco, però forse dovevamo essere un po' più lucidi nel riconquista palla, nell'uscire bene palla al piede, invece ci siamo fatti prendere ogni tanto un po' dalla frenesia, però alla fine abbiamo sofferto il giusto e penso che la vittoria sia meritata. Insomma, questa rimonta del Notaresco, del Pineto, perdono, questi continui recuperi, per il momento stanno andando abbastanza bene, sei soddisfatto? Sì, anche perché è normale, un po' anche oggi si è visto l'ultimo quarto d'ora, un po' la fatica c'era, la squadra fisicamente un po' è calata, ma è normale, abbiamo fatto non so quante partite di fila, sinceramente neanche mi ricordo. Lo dico sempre, noi ormai è 2 mesi che sappiamo il nostro futuro, il nostro campionato qual è, ci sta soffrire queste partite, ma soprattutto perché di fronte abbiamo una grande squadra che sinceramente una volta subito il gol ci ha messo sotto, però abbiamo difeso come detto tu con ordine, e sinceramente loro non so quante occasioni hanno avuto, però alla fine il risultato è giusto. Mister, prima di entrare nel merito della partita avremo modo, ti chiedo in maniera secca, dopo questa battuta d'arresto, ci credi ancora alla vittoria di questo campionato? Ma certamente, è un'aria un po' che sento in giro, che ogni volta che facciamo un passo falso ci viene domandato se ci crediamo. Noi stiamo facendo un grande campionato, e non l'ho detto mai, abbiamo avuto degli infortuni gravi dall'inizio, clamorosi, oggi non c'avevamo ancora Banega, si è giocato Ivan Speranza con l'infiltrazione, e questo è un gruppo straordinario. E noi ci crediamo, ci lotteremo fino alla fine, perché lo dice il campionato, che ci mancano ancora tantissime partite, 8 partite, un'infinità, specialmente in questo campionato dove si possono perdere punti con tutti. Quindi abbiamo perso, secondo me, immediatamente, in una partita dove abbiamo preso gol dopo 4 minuti su un calcio di punizione da 30 metri, dove ha trovato il gol della domenica, oggi è mercoledì, il gol del mercoledì. Credo che loro si sono difesi per 80 minuti nel loro metà campo, hanno finito 5-4-1. Non ci scordiamo che incontravamo il Pineto, che è una squadra che era partita per vincere il campionato, e poi il mercato si è rinforzata fortemente, quindi scardinarli non è stato semplice, però credo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo cercato in tutte le maniere, ci siamo cambiati, abbiamo messo 2 punte. Credo che questa squadra oggi non gli posso rimproverare niente, facciamo gol con Marchionni il primo tempo, 1-1 magari cambia. E il secondo tempo abbiamo avuto predominio assoluto e abbiamo avuto quelle 2 o 3 occasioni dove potevamo pareggiare, e poi la partita cambia, perché poi l'inerzia può cambiare, però non rimane una partita dispiacere di averla persa, però andiamo avanti, fa parte di questo campionato e ci prepariamo per domenica a fare un'altra grande partita. Era la nostra ultima notizia, la prossima edizione del TG6 è alle ore 23, ma prima alle 21:30 c'è Pallavolè. Grazie e buona serata.